fa dire che hai vergogna, non c'è mai aiuto al cinema. Non c'è mai aiuto, che non mi piace il cinema. Non ci sono mai andato, ma posso dire vergogna. Vado al cinema e mi addormento. C'è il fa al cinema. E pago al cinema perché mi addormento. Non va la pena. E mo basta, perché che ne hai? Io amo i film, mi piacciono i film della Marvel. La prima volta che sono stato al cinema avevo 7-8 anni, qualche film dopo di Natale, sì. Sicuro vedere film del genere. Sì, film preferito. Passaia. La prima volta che sono stato al cinema avevo 6 anni. Dei cartoni animati a Castel di Sangro, mi ci portò mio nonno. È un bellissimo ricordo perché dormì a casa sua, è straordinario perché lo facevano una volta alla settimana il cinema. Allora, mi ricordo erano i film di Cappa e Spada, Capitan Coraggio, non so del genere si chiamava. Dopo il film tutti quanti praticamente con le spade di legno in mano. Era bello, era bello. Ciao. Ciao, ma. Il primo film che ho visto al cinema. Non... no, non è buona. Sono un discreto cinefilo. Il film preferito probabilmente Hiroshima Mon Amour di Alain René. Il rapporto col cinema in generale, una grande passione che un tempo coltivavo un po' di più, ora mi documento di meno, vedo sicuramente meno film. Una volta che sono andata al cinema non me lo ricordo. Preferito e c'era una volta l'America, hai capito? L'hai registrato? Ma che devo dire? Perché è bello. Dai, ma tu non mi puoi prendere così. La prima volta che aiuta al cinema, aiuta la Svizzera la prima volta al cinema, perché è che non ci stava cinema. Il dottor Zivago mi sembra che è. Parliamo di anni, perché ne so, 70 forse. Ma che hai visto proprio il primo era Sale e Olio, bianco e nero. Non mi ricordo, possibile. Il film preferito. It's tough. I have many, many favorite films. Back to the Future. Yeah. Michael J. Fox, DeLorean. The first one that I can think of that I saw in the theater was Jurassic Park. Exactly. Ma un'agenziana. Franco, mettimi un'agenziana pure. Franco. Il mio film preferito? Non è facile. Non è facile, anche questa vi domanda. Probabilmente è Taxi Driver. Mannaggia santa. Robert De Niro. Un'interpretazione magistrale di Robert De Niro, sei d'accordo? Io ho un rapporto occasionale con il cinema. Sono un utilizzatore occasionale, fondamentalmente. La prima volta in assoluto, assolutamente non me la ricordo. La prima cosa che mi è venuta in mente è Alla ricerca di Nemo. Ebbene sì. Film preferito è difficile. Cioè, guarda, fammi la domanda sul libro, ti so rispondere prima. Andare al cinema è una cosa che mi piace tantissimo fare. Non trovo qualcuno che mi accompagni e vorrei imparare ad andarci da sola. Però a me, diciamo, io più me li noleggio i film. Il cinema, non so, tipo, piuttosto di andare a palla coi lupi. Vecchissimo. Con Kevin Costner. Sì. Comunque quello La balla coi lupi è un film che vorrei rivedere a brevissimo. La prima volta al cinema parecchi anni fa, qualche anno fa. 8 amici da salvare. Prendo in soggezione, veramente. Quindi qual è il tuo film? Cioè, il film più bello che ho visto fino adesso è Io sono leggenda con Will Smith. Ah no, aspetta. Il primo film che mi sono visto al cinema era... stava Belen, però non mi ricordo il titolo. Ma la domanda è assurda, io la trovo assurda. Posso dire che la trovo assurda? No, sto pensando. Cioè io rivedo anche quelli vecchi, quelli in bianco e nero. Non mi dà, mi rassicura tantissimo sapere come finisce. Però, il film. Tanto, tantissimo, pure se è triste. Io che mi soddisfa questa sensazione, mi dà sicurezza. Ciao! Il mio film preferito è Biancaneve. E Biancaneve. Il preferito è Enza e Anna, perché Enza ha le mani di ghiaccio. Al cinema ho visto Dragon Ball. Mi piace.
piace perché ci stanno i personaggi belli, questo. Sì, andare al cinema, sì, è una bella cosa per me. Film di polizia degli anni 70, Roma violenta, la polizia vuole giustizia. No, sono anni che non vedo un film. È stata la volta. No, ma hai fatto la comparsa sulla vita bella perché mi trovava tecnico. Diciamo, hai incontrato Benigni in questo... Stava con la moglie. E quando ho rivisto il film, io l'ho rivisto qua il film, allora ma sono rimasto un po' e dico, ma guarda, ma questo è fatto bene, non è che sono cazzato. È stata una bella esperienza. Il film è una cosa bella perché acquista esperienza, acquista tante cose, fa vederle ancora meglio. A Lucia, mi una volta che sono venuto, quando è stato? L'anno scorso, mi ha fatto una goccia a cucina. Un rumore, quello non è a norma per niente, secondo me. Quando è uscito Salvate il soldato Ryan, quello si mette a vedere. No, forse le riprese diverse, un modo di vedere il cinema in maniera diversa. La molto storia realistica, sì. La vita è una. L'unico cinema era Villa Santa Maria, era un vero cinema, per essere un paesino piccolo tutti i paesi intorno andavano là. Uno dei primi cinema ad essere aperto in questa zona. Io la prima volta che sono andato al cinema, 9 anni a Pescara, con mia sorella, e non mi ricordo neanche il film che mi sono addormentato con un bambino, ok. Il mio film preferito, vabbè, Scarface, perché io sono un tipo così, mi piace, dopo che ce ne sono tantissimi altri. In questi paesini qua siamo dispersi, uno per andare al cinema ti costa più di benzina per arrivarci che per pagare il biglietto di entrata nel cinema. Allora, però adesso andare al cinema per vedere il film. Per tutto quello che era successo, perché è stata una storia reale, quindi ti fa capire tante cose. Il film preferito? Ah, non ho dei preferiti. Però vado sul genere, diciamo, mafioso. Sui film mafioso non c'entro tantissimo, c'è proprio la mia passione. Poi sul resto dei film, diciamo, passatempo. Ciao, associazione. Nuovo Cinema Molise. Nuovo? Cinema Molise. Nuovo Cinema Molise. Eccezionale veramente, quello di Diego Abbadalo. Le colline hanno gli occhi, un film horror. Quando facevo le superiori con la scuola ci portavano il giovedì, che ogni giovedì ci portavano a base. Non mi ricordo i film, cioè quelli, penso i classici che danno in tutte le sale. Non è che è un po' più d'azione, questi Arma Letale, sai, questi un po' più action. Passi quell'oretta e mezza che non c'ho tempo, capito? Però quando posso, figurati. L'ultima volta penso Basilicata Costo to Costo quando uscì dal cinema. Sto parlando di 5 anni fa. Ah, il mio film preferito è Harry Potter. Il terzo e l'ultimo. Perché, allora, io adoro Spersi la saga e è stato i miei primi due film che mi hanno fatto veramente emozionare, cioè... Quando sono andato la prima volta al cinema? Ma è andato nel 1999 a Latino, la strega di Blair. Qual è l'ultimo film che ho visto? I colori dell'anima. I colori dell'anima, è stato bellissimo, emozionante. È sempre l'ultimo, il mio preferito. L'ultima volta saranno 3-4 anni fa, Principe Abuso, mi credo. No, non mi piaceva già prima il cinema. Girava quando era giovane, ragazzo, in televisione. Pur la notte si è appicciato la televisione. Sai dove sono stato al cinema la prima volta, che non era un vero cinema? Quando facevo il militare, sono andato a vedere questo film al cinema e non ricordo neanche che film era. Odio e amore, proprio per questo motivo, perché non vado spesso al cinema
però quando ci vado apprezzo la visione di un film al cinema, giustamente, perché è tutta un'altra cosa, un'altra atmosfera. Non mi ricordo la prima volta che me lo ricordo. Il mio film preferito è sempre lo stesso, Pretty Woman. Il primo film che ho visto al cinema era Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Io sono un amante di Tarantino e il primo film ero piccolino, cioè avevo 12 o 13 anni, e mi ha accompagnato mio fratello. Mi ha passato questa passione e quindi sono andato al cinema. Ci vado poco, ma vorrei andarci di più. Mi piace perché sono un amante del cinema e in particolare dei bei film, però non riesco ad andarci tanto spesso per via di una serie di impegni. Quello che mi piace di più è stato per Pearl Harbor, se te lo ricordi. Bello. Allora, il primo film visto al cinema è Harry Potter e la Pietra Filosofale. Portò mio fratello, serata bellissima, film bellissimo. Mentre il film che mi è piaciuto di più in assoluto, sicuramente è la saga del Padrino. L'amore, no, mi piace, alla fine è una cosa che ti fa crescere, no? Magari vedi anche le persone in un modo diverso dopo, soprattutto, no? Io mi preferisco oltre il giardino, quando posso ci vado, ma poco tempo, però mi piacerebbe andarci di più. La prima volta che sono andato al cinema, i Tartaruga Ninja. Andiamo sui polizieschi più o meno, dai. Sì, no, è un brand di sonno di solito, a me un film. Me lo vedo la sera prima di andare a dormire. Mi annoio al cinema, mi piace vedere film, ma mi annoio al cinema. Davvero? Proprio. La prima volta che sono andata al cinema, sicuramente un film Disney, e sicuramente al cinema di Pratola, perché andavamo sempre lì. Il mio primo... No, di proprio. Il mio film preferito è Via col vento, Red. Mi sento molto negriera come Rossella Vara. A me piace il cinema. La prima volta sono andata quest'inverno a vedere Ben-Hur. Qual è l'altra domanda? La prima volta che sono stato al cinema, di sicuro a vedere un cartone animato, e lo ricordo come un momento estremamente bello. Il mio film preferito è La vita è bella. Il mio rapporto col cinema è di puro svago, è una cosa che mi piace veramente tantissimo. È una delle poche cose che mi fa davvero staccare la spina. La prima volta che sono andato al cinema, sono andato a vedere un film di Celentano, non mi ricordo il titolo. Attore preferito? John Travolta. La prima volta che sono andato al cinema, la prima volta ho visto Per un pugno di sangue, avanti amore! E mi è piaciuto, come no? Allora andava di moda i spaghetti western. Perché? Beh, muovete! Come no? Tanto mi è piaciuto! Ma mo, me la volete finire? Mannaggia la miseria! Vabbè, il film Gomorra! Ti è piaciuto? Che a me piacciono i film di violenza! E tu vai! Mannaggia, sai